Siamo qui per chiarire con Filippo Nibbi, visto che ci hanno scritto in tanti anche su Facebook, sul nostro gruppo Chiaretondo TV, su questo corteggiamento della foce di venerdì. Allora, prima di tutto, giuro, Cascechi Cabruci non è uno scherzo, perché il caso ha voluto che cadesse del primo aprile. Non è uno scherzo, poi è divertente vederlo, ma è divertente anche farlo. Per esempio, per la prima puntata uno dei corteggiatori sarà Filippo Nibbi, che fa il professore, fa il poeta, però in questo caso si cimenterà. Mi capitò una volta l'avventura di corteggiare e la corteggiata mi rispose: sì, tu mi ami così profondamente che in superficie non si vede niente. Ecco, queste sono parole profonde che lui userà, perché ognuno deve usare il suo fascino. Certo. Non è detto che il fascino del camionista o del minatore sono fascini, quindi le prove da superare sono semplicissime, perché c'è cosa dite a una ragazza al primo incontro, la dichiarazione, ballare con una ragazza, cose che tutti abbiamo fatto, tutti no, io no perché me l'ha andata subito, ma insomma sono stato avvantaggiato su di voi, quindi non è uno scherzo. E soprattutto chi prenota entro domani sera, entro mercoledì sera, avrà in omaggio anche una bottiglia di prosecco per brindare all'evento, visto che noi ogni primo venerdì del mese saremo alla Foce con questo gioco. La Foce ovviamente ogni venerdì farà uno spettacolo diverso, la settimana dopo c'è il cabaret. Ma direi, visto sono stato esaustivo, Rita, no, non fa che le faccio, che devo dire. Io non ci ho capito niente. Tocchini, te non capivi niente, manco se la spiegavo bene. Comunque alla fine ci sarà uno spot con due delle ragazze che poi sono, tra l'altro una ha reclamato, perché Rox, una delle ragazze, ha detto: perché a me non mi hai messo uno spot, ha ragione, e tra l'altro è molto più carina di quei due budelli che ci hai messo. Vabbè. Comunque, mentre noi siamo qui a ridere e scherzare, allora stasera vedete qui c'è un articolo, non so se avete saputo che Corona, Fabrizio Corona, mentre la moglie Nina Mori c'era all'Isola dei Famosi, ha preso il bambino insieme a Belen e l'hanno portato a Euro Disney. Ecco, questo è un dramma che vive questa famiglia, mentre te stai a fare le cavolate con tuo nipote. Ieri Berlusconi è salito sul predellino. Berlusconi sul predellino ieri è stato stupendo, mentre si sono riuniti Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Germania, non ci hanno minimamente cacato sulle decisioni, certo, con la Libia che avvengono oggi. Quindi che cosa possiamo anche dire? Ma io Nibbi sta per partire, Filippo sta per partire per gli Stati Uniti, manifesto stupendo, futurista. Sì, esatto. Vedi bene come, di cosa sono costruiti i grattacieli di, esatto, di ordine, di dollari. E poi la questione, veramente una questione di lingua, perché denaro, moneta, si scrive, vedete bene, no? Lo leggo, e si legge mani, come le mani in pasta, mani. Quando vuoi pagare, quando dici, sta buono con le mani. Sta buono con le mani. Mettici le mani e offendi meno i genitauri. Certo. Va bene. E questo è veramente. Ha visto che money e money è lo stesso, dato il nostro, la nostra condizione finanziaria, si può dire che noi non si vuole seghe. Ah, certo. Giusto. Quando torni dall'America? Ma il 10 maggio. Però uscirà. Che fa? Domani. Proprio abbiamo un deficiente alle spalle. Ma perché sei andato a bombardare Gheddafi? Perché Locchini è un aviatore, non so se lo sapevi. Ah, non lo sapevo. Sì, sì, è un aviatore. Il problema, no, perché non ha mai piedi per terra, capito? Viaggia tra le nuvole. Però Filippo Nibbi andrà in America, ma ci lascerà dei suoi, sì, insomma, delle sue testimonianze registrate. Degli scritti. Ho visto il manifesto che hai fatto vedere, io direi, speriamo che tu non muoia in questo viaggio, se no saresti un futurista. Futurista. Nel senso che il turista. Sei morto pur avendo fatto il turista. Avrete capito che siete in presenza di due persone estremamente. Che tristezza, che Pippo, tristezza. Guarda che avere a che fare con gli ignoranti. Ma certo. Su. Se fa una festa anche. Manda lo spot, vai. Madonna, anche il telefono. Conquistami,
l'arte della seduzione dalla sorgente alla foce. Ma la foce è intesa come che il ristorante la foce, no? Sì, è dal palazzo verso Castiglioni, quando sei in cima la trovi. Dunque, sarebbe questo gioco nuovo, diverte, che uno va lì con le buone maniere, tipo le mie, no? Io maccio. Ogni primo venerdì del mese, senti, ma come si fa a sapere come informasse? Informati direttamente da Pippo, 347-751-7121. Quando dicono quel Pippo in quel modo, ci ti vuol dire mica tante pippe, eh.